Unipd, consigli per l'uso. Alessandro, duca vicario della Gogliardia di Padova, spiegaci un pochino che cos'è la Feluca. Siamo in questo fantastico negozio che appunto offre la possibilità ai goliardi di trovare la giusta Feluca. Esatto, allora questa è la Feluca, è il cappello goliardico per eccellenza. Una volta, ad esempio, tutti gli studenti avevano questo tipo di berretto, è il berretto dell'universitario in sé. Come vedi, questa è una delle poche cappellerie dove puoi comprare ancora la Feluca, anche per prenderla, non è che puoi entrare e comprarla, c'è il rito, devi fermare, ad esempio, se sei un ragazzo, devi fermare una pulzella dell'altro sesso. Quindi una ragazza, giusto? Oppure una ragazza deve fermare un ragazzo a caso e chiedergli di farsela, di venire dentro con lei, farla provare, chi deve comprarla non può ad esempio toccarla, non può parlare, quindi deve fare tutto l'estraneo e deve un attimo istruirlo fuori. E caspita, se uno non ci sa troppo fare con le ragazze rimane senza Feluca? No, impara, è quello il bello. Si sveglia. Oltre a svegliarsi comunque, cioè, è un gioco, non è che deve farci niente, se poi ci esce fuori un altro discorso. Meglio ancora. Esatto. Tornando a noi, queste sono le Felucche, un po' tutti, come vedi ad esempio la mia, non è... È conciatissima, mi permetto di dirlo, sì, è conciatissima. Sì, sì. È molto... è vecchia. Falla vedere adagio. Voilà, ok. Ha 4 anni di uso, infatti se vedi dentro è ancora... no. Dentro è ancora bianca. Non si può dire all'esterno. All'esterno no, perché tra serate con la pioggia, ogni tanto capita che la balti un po' di vino o qualcosa, non si sa mai. Infatti, questa qua è la Feluca, come la compri? Questa qui è normale. Dopo, al momento del processo del ragazzo che vuole entrare in goliardia, lì viene modificata, lì si vengono tolte alcune cose, perché qua a Padova non può portarle, e lì si viene fatto... Quindi ci sono un sacco di regole anche per uno, perdonami, sì, un semplice cappello. Esatto,